Questo TGDO è offerto da Atlante, partner della distribuzione, da Eletto Prodotto dell'Anno e da Rocca dei Forti. OVS prepara l'ingresso in Germania. Due nuovi azionisti per Zerbinati. Tigros raggiunge i 75 supermercati. Fatturato record per Acqua Sant'Anna. 3A De Spar Nord-Ovest celebra i 50 anni. Buongiorno e ben ritrovati al consueto appuntamento con il TGDO, il notiziario della distribuzione moderna, disponibile sui canali di Edizioni DM. Scopriamo insieme quali sono state anche questa settimana le principali notizie che hanno interessato il mondo del retail e del largo consumo. OVS prepara il debutto in Germania, con l'apertura a Essen nella Renania settentrionale Westfalia. Qui la regina del pronto moda ha incaricato il gruppo immobiliare Brockhoff di affittare un negozio di 1100 metri quadri su due livelli. La catena è già ben presente in questo paese con l'insegna OVS Kids e con il proprio e-commerce. Il nuovo punto vendita sarà quindi il primo a rivolgersi a tutta la famiglia. Il retailer conta oggi più di 2000 negozi fra Italia ed estero, sommando i brand OVS, OVS Kids, Upim, Blue Kids, Stefanel, Croff e Lecopen. Gruppo Illimity e la società cuneese Presa, che fa capo alla famiglia Buzzi, rilevano una quota di minoranza di Zerbinati, specialista delle insalate in busta, delle zuppe e dei piatti pronti. I due nuovi azionisti immettono 12,5 milioni di euro con lo scopo di ridefinire la situazione finanziaria complessiva della società piemontese, rafforzandone il patrimonio e avviando un passaggio generazionale, condiviso con la famiglia proprietaria, che vede Simone Zerbinati assumere il ruolo di amministratore delegato e il padre, Giorgio Zerbinati, ricoprire la carica di presidente onorario. Tigros, catena fondata nel 1979 da Luigi Orrigoni a Castronno, in provincia di Varese, tocca un importante traguardo. Infatti, ha aperto i battenti il suo 75esimo insediamento commerciale. Inoltre, a breve, dovrebbe essere prevista un'ulteriore tappa nel biellese. Il nuovo supermercato si trova ad Arluno, nell'area metropolitana di Milano. L'accento è sulla convenienza e, dal punto di vista merceologico, sui freschi con reparti specializzati. Lo store ospita anche un bar-ristorante buon gusto, marchio sviluppato dallo stesso gruppo Tigros, e offre i servizi Tigros Drive e Tigros a casa. La società, di proprietà della famiglia fondatrice, ha superato nel 2023 1.187 milioni di euro di fatturato. Ricavi record e pioggia di dividendi da Acqua Sant'Anna. La società cuneese ha chiuso il 2023 con un fatturato record di 315 milioni di euro, più 7,3%, e un utile di 51,4 milioni, più 97%, di cui lo scorso luglio i tre soci hanno deliberato di distribuire 25 milioni. L'azienda è controllata dalla famiglia Bertone per il 55% e per il resto dalla famiglia Osella. Dispone di 113 milioni di liquidità, non ha debito bancario e conta su un patrimonio netto di 283 milioni. Alcune settimane fa, Acqua Sant'Anna ha rilevato l'azienda francese La Compagnie des Pyrénées, titolare del marchio Onev. Il deal avrebbe un valore di circa 50 milioni e permetterà di rafforzare la presenza nel mercato transalpino. Il gruppo 3A De Spar Nord-Ovest di Asti, che gestisce in esclusiva il marchio De Spar per Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, ha recentemente festeggiato il suo 50° anniversario di attività. Un importante traguardo e mezzo secolo di impegno, crescita e innovazione. Il 2020 ha segnato un cambiamento importante nella storia del gruppo 3A, che è entrato a far parte del consorzio De Spar Italia. Il gruppo, che fattura al pubblico con quattro format di insegne oltre 184 milioni di euro, ha espanso la propria rete di vendita, aprendo l'anno scorso 17 nuovi punti vendita e portando così il totale degli esercizi commerciali al traguardo dei 160.
Anche per questa settimana è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima con il TGDO, il notiziario della distribuzione moderna. Grazie. Questo TGDO è stato offerto da Atlante, partner della distribuzione, da Eletto Prodotto dell'Anno e da Rocca dei Forti.